Buonasera a tutti, benvenuti. Presentiamo anche questa sera uno degli incontri di Rethinking Varese, appunto in collaborazione con l'Ordine degli Architetti. Anche questo pomeriggio, come nelle altre occasioni, abbiamo avuto un incontro tecnico con l'architetto Multari, Giovanni, che è stato davvero carino, lo ringrazio pubblicamente perché è stato veramente disponibile con gli uffici e anche con l'amministrazione, e lo ringrazio per i bei progetti che ci ha presentato e soprattutto le suggestioni sulla nostra città. Devo dire che una delle cose più interessanti di questi confronti che abbiamo avuto con Giovanni, ma anche con gli altri colleghi prima di lui, è stato quello anche di consentire a questi professionisti, questi grandi professionisti, di presentare la città di Varese. Noi siamo convinti che anche attraverso questa attività di promozione con i professionisti noi possiamo fare un servizio alla città. Banalmente, io spero che Giovanni, tornando a casa con i suoi colleghi o con altri interessati, possa parlare bene di Varese, possa raccontargli i progetti che abbiamo in atto e così raccontare la città, come stiamo facendo in tante occasioni in questi mesi, raccontare la città fuori da Varese, perché attraverso questa attività possiamo anche ottenere delle occasioni sul nostro territorio. Concludo ricordando che appunto l'architetto di cui oggi sentiamo, e penso che ce lo presenterà in qualche modo, è impegnato nella progettazione del progetto col Comune di Mantova e altri partner proprio per il bando periferie a cui anche noi stiamo attingendo. Loro sono un po' più avanti, noi fra poche settimane sottoscriveremo a Roma la convenzione con la Presidenza del Consiglio, però questo per dire che ci unisce anche questa esperienza. E quindi buon ascolto, lascio la parola all'architetto Moretti. Grazie, una breve presentazione. Giovanni Multari fa parte dello studio Corvino, Vincenzo Corvino. Hanno sede a Napoli, ma hanno anche uffici a Milano e la loro progettazione, i loro incarichi le portano un po' in giro per l'Italia e all'estero. Soprattutto in Italia si sono dedicati a parecchi interventi di restauro, ristrutturazione, rigenerazione di quartieri, di immobili e affrontano tutte le tematiche variegate con grande onestà intellettuale, con grande passione soprattutto. L'architettura è effettivamente un qualcosa che deve nascere dal cuore e dalla passione e credo che con Giovanni possiamo solo riscoprire questo sentimento e soprattutto nella spiegazione e nel racconto che ci farà a breve. Lascio la parola. Allora, buonasera a tutti, ringrazio l'assessore Civati e il presidente Moretti di questa introduzione, ma soprattutto voglio ringraziare la città di Varese e l'Ordine degli Architetti insieme ad Andrea Ciotti per avermi reso partecipe di questa giornata, per me molto importante, direi una giornata straordinaria, un po' fuori dal comune. Quando ho ricevuto questo invito, lo dicevo oggi, durante una chiacchierata molto piacevole e cordiale a pranzo, io non avevo intuito che poi c'era tutta una giornata di lavoro insieme all'amministrazione comunale, ai tecnici che lavorano nel settore dell'urbanistica, agli architetti del vostro comune. Beh, questa cosa inizialmente un po' mi spaventava, invece poi oggi quando sono arrivato mi spaventava nel senso che non conoscevo profondamente la città di Varese e quindi non sapevo che tipo di competenza potevo portare all'interno di questo dialogo. E invece il dialogo proprio a volte nasce ed è molto fervido, secondo me è fertile, quando le cose sembra si conoscono poco, però magari si ha un background, si ha un percorso, si hanno delle conoscenze, magari delle competenze che insieme si mettono a sistema. Quindi questa
Questa giornata la porterò con me perché effettivamente è stata una giornata di crescita molto significativa e soprattutto uno sguardo su una città che sta provando a ripensarsi, sta provando a rimmaginarsi. Non è facile, è molto complesso, sono percorsi di lunghissimo periodo alla quale magari penso e spero di aver dato un piccolo contributo stando oggi al tavolo con voi. Magari questo contributo adesso lo precisiamo meglio perché vedendo i lavori che vi presento il nostro studio forse comprenderemo tutti meglio perché la questione dell'esistente, del riuso, il fatto che la città che esiste forse è il vero tema di questi anni, è sempre stato un po' nel nostro lavoro, è sempre stato il nostro paradigma. Noi abbiamo sempre lavorato sull'esistente, praticamente quasi sempre. Allora, ho provato a dare un titolo che mi è capitato di dare anche in altre circostanze a questa conferenza. In effetti sì, è una questione di misura e di strategia. Oggi l'intervento di società contemporanea è soprattutto questo, cioè comprendere qual è l'azione da svolgere, sia sotto il profilo strategico, cioè cosa mette in campo un'azione sulla città, ma soprattutto che misura deve avere. Storicamente la misura era una misura spaziale, la città si costruiva per corpi molto importanti, poi vedremo alcune mappe di Napoli, vi ho portato, mi sembrava utile partire dalla città, un po' che la nostra sede, il nostro luogo di ricerca, di sperimentazione e di studio, costruiva questi grandi corpi che un po' venivano a essere quei corpi di riferimento, no? Erano le funzioni più importanti, il Palazzo Reale prima, poi il Tribunale dopo, cioè quelle costruzioni che misuravano la città. Oggi, non lo dico io, ma lo dice Massimo Cacciari, la metrica spaziale è trasformata in metrica temporale, il che significa che il centro, la riconoscibilità degli elementi è molto trasformata e cambiata, cioè le condizioni edifici danno maggiori centri, cioè il centro è più ubiquo, dice lui fondamentalmente, e quindi la potenzialità di certe funzioni, l'insediamento di certi luoghi può avvenire dovunque. E in questo cambia proprio il paradigma, cioè qualunque luogo della città può avere al proprio interno degli anticorpi, una fabbrica dismessa, un luogo che ha interessi per storie particolari, per cui anche lui a suo modo si può candidare come un centro all'interno di un sistema che cambia e che muta continuamente. Napoli ha questa caratteristica straordinaria che ancora rende riconoscibile la sua città antica greco-romana, la vedete segnalata con quel retino in trasparenza celeste, che ancora oggi dà visibilità a quelle che erano le condizioni fondative della città, i decumani, i cardi, una struttura, come dire, tutta impiantata sul tema delle insule. Intorno a questo sistema che era murato, che era chiuso, che era circoscritto, la città ha costruito quei luoghi a cui facevo riferimento prima, i cosiddetti grandi contenitori che diventavano il riferimento spaziale, metrico della città, penso quindi ai grandi edifici, il Palazzo Reale, il Museo di Capodimonte, il Castel Sant'Elmo, insomma una serie di Castel Capuano che sono segnalati in questa mappa, una serie di costruzioni in qualche modo reggevano ancora la misura al di fuori di un centro fortemente riconoscibile e fortemente circoscritto. Da qui poi le grandi trasformazioni otto-novecentesche, no? Sul tema della rigenerazione urbana del tempo, che era una rigenerazione urbana e costruiva i grandi assi stradali. Siamo nell'epoca di Haussmann, quindi anche Napoli ha avuto questo tempo della trasformazione stradale, che però aveva il pregio di costruire la strada costruendo anche i fronti, cosa che noi abbiamo perso un po' l'abitudine poi da contemporanei, per cui costruiamo la strada ma spesso ci dimentichiamo dei fronti. Queste grandi infrastrutture fatte di edifici più che di strada, dove il calibro lo davano proprio gli edifici e non la misura della strada, trovava poi dei luoghi strategici dove la città densificava dei particolari temi. In particolare qua vediamo segnalati, non so se si vede il cursore, non si vede, mi sa, eccolo qua arrivato, la grande piazza Garibaldi, oggi trasformata Dominique Perrot, l'area del grande sistema delle metropolitane di piazza Cavour e qua giù piazza Municipio, che in qualche modo è l'estensione dell'area portuale all'interno della città. Poi cosa accade? Queste maglie strette, ancora abbastanza strette in quel periodo, fino al moderno direi, si allargano. Quindi la città sceglie
per ragioni proprio di ricerca, di come dire, scelte culturali che in quel tempo vedevano nelle maglie larghe, nelle periferie da costruire, da abitare soprattutto, da insediare le fabbriche, il lavoro, decide nel caso di Napoli di estendersi ad ovest e ad est. Ad ovest costruisce dei grandi luoghi per l'industria, l'Italsider, immagino tutti conoscete questo luogo qua dove ci sta l'isola di Nisida, i grandi edifici dell'acciaieria, questi moli che erano di servizio all'industria, e nella parte orientale tutto un altro sistema che comprende poi anche il centro direzionale che sta qui, dove questa dislocazione monofunzionale in effetti è necessaria perché molte di queste condizioni erano anche condizioni inquinanti per la città, però per altri versi depauperano un po' la città storica da alcune attività, per cui si comincia a creare questa idea di un discorso che porta ad una trasformazione che negli anni misura il suo limite, una trasformazione che negli anni deposita delle costruzioni su questi territori, una condizione che, per quello che diceva prima Cacciari nella sua idea di una metrica temporale, possono oggi, al tempo di oggi, ritornare ad essere protagonisti di un discorso sulla città. Credo un po' quello che abbiamo discusso stamattina con gli architetti del Comune di Varese. Velocemente, per comprendere poi il significato e il vero valore della città di Napoli, bisogna guardare la città antica, una città fatta di strade molto piccole, dove non c'è mai una separazione netta fra lo spazio pubblico, lo spazio privato, la corte, c'è una continuità che caratterizza l'intera struttura urbana. Lo vedete attraverso anche queste foto che fanno intravedere come le strade attraversano i piccoli passaggi, entrano negli edifici, si portano all'interno dei grandi chiostri, vanno ad occupare gli slarghi, in un percorso che rende la città molto fruibile, molto interessante e soprattutto continua. E allora, quando provi a fare una mappa al contrario, magari illuminando in nero non gli edifici ma gli spazi vuoti, ne ricavi, come dire, un'architettura straordinaria che nel momento in cui progetti il nuovo, nel momento in cui metti a sistema il nuovo, devi tenere presente. Cioè il calibro e la misura di questi spazi sono ancora oggi, secondo noi, di grande attualità. Questo è un modello che avevamo fatto con alcuni studenti durante un workshop in cui praticamente si era provato a srotolare un piccolo gomitolo rosso di lana per capire come questa continuità densificava, misurava, connetteva tutta una serie di spazi. Andiamo ai progetti. Questa premessa era importante perché, come sempre, da un lato bisogna dare conto del lavoro che si fa, dall'altro spiegare in qualche modo dove nascono, no, i ragionamenti, le questioni, quali sono i luoghi del confronto. Per noi certamente è Napoli. Un primo progetto che faccio vedere è un excursus che riguarda anche il nostro lavoro in modo temporale, quindi in effetti vedrete sia dei primissimi lavori che poi questo ultimissimo, molto succinto, su Mantova, perché è un progetto in corso, quindi posso mostrare pochissime immagini. Siamo nei pressi della Reggia di Caserta, che forse riconoscete qua molto grande nell'immagine. C'è un concorso molto importante, sono quasi tutti concorsi o partecipazioni a procedure di evidenza pubblica, ciò che vedremo all'interno di questa conferenza, credo tutto praticamente. Proprio di fianco al grande sito della Reggia di Caserta, del Vanvitelli, abbiamo questo luogo, che era un vecchio quartiere militare borbonico, che l'amministrazione, poiché è inserito all'interno della città, in un punto che diventa una grande soglia, lo vedete là in alto, tra la città storica e la città dell'espansione fatta di lottizzazioni, decide di lanciare proprio un concorso per trovare una soluzione a questa idea mancata di connessione fra queste due parti, immaginando che forse questo edificio potesse svolgere questo ruolo di grande relazione. Il sito è questo, quello che immediatamente viene subito, come dire, in evidenza, un po' come accadeva nella lettura città storica antica di Napoli, è quest'idea dei vuoti. Cioè questi vuoti ci sono apparsi dal primo istante, il carattere principale di questo luogo e il tema su cui lavorare probabilmente. Vuoti che tutto sommato avevano una valenza, avevano dei materiali molto interessanti, questi pavimenti li abbiamo recuperati e conservati, avevano dei collegamenti e laddove non ce li avevano probabilmente bastavano piccole operazioni per mettere a sistema questi spazi. È un progetto che alla fine, parliamo di rigenerazione, parliamo di riuso, rethinking Varese, credo che questo progetto sul Re ha detto cose abbastanza significative un po' di anni addietro, perché è un progetto di 15 anni fa.
In effetti qui ci siamo astenuti da qualunque operazione se non piccolissime come direzioni progettuali, perché abbiamo riconosciuto nel monumento, nella costruzione, un valore straordinario in temi di spazio, in temi di organizzazione, in termini di possibili dislocazioni di funzioni. Questo è stato un po', come dire, il registro principale, la traccia che abbiamo seguito nello svolgere questo progetto. Per cui alcuni schizzi già segnalavano l'idea che questo luogo, un po' come l'amministrazione pensava, potessero ambire ad essere luoghi da vivere, ma anche luoghi da attraversare. E così, quando poi abbiamo presentato un modello per il nostro progetto di concorso, abbiamo deciso di fare un modello completamente trasparente per far intendere che fondamentalmente il programma trovava, come dire, stratificazione e condizione d'uso all'interno di questa grande struttura. Alcune immagini del lavoro completato, chiaramente è un lavoro fondamentalmente di restauro per le parti autentiche originarie, condotto insieme alla soprintendenza, ai monumenti, all'architettura di Caserta, un lavoro molto attento sulle sistemazioni anche degli spazi dove sono state raccordate alcune quote per rendere, come dire, agevole a tutti gli usi il collegamento fra queste corti, dove sono state rimesse in ordine queste pietre autentiche, sono delle pietre laviche originarie del Vesuvio, questi grandi basoli che sono di alto spessore, sono delle pietre, come dire, che per movimentarle anche non è facile, quindi vanno su un letto generalmente di sabbia e rimangono, come dire, assolutamente collocate. Se non sigilli giunti sono anche permeabili, quindi hanno questa, come dire, hanno dentro un'idea di sostenibilità molto antica evidentemente. Poi più tardi l'uomo ha sigillato con l'asfalto i giunti e ha perso questa caratteristica, questo tipo di pavimento. Le sezioni testimoniano come poi all'interno sono state, come dire, messe in opera alcune piccole azioni per valorizzare lo spazio, fondamentalmente creare nei corpi più larghi la possibilità che la luce potesse piovere all'interno della struttura, lo vediamo in quella sezione in alto, piuttosto che generare dei collegamenti fra gli spazi laddove questi collegamenti non esistevano. Poi dentro, con una semplicità vorrei dire, ma soprattutto nel rispetto dell'autenticità di questa costruzione, le scale diventano elementi assolutamente trasparenti, nel senso sono fatte con la orsola, con una ringhiera a linee tipica della costruzione antica napoletana, che vanno, come dire, a raccordare alcune quote e svolgono quel servizio che magari era insufficiente per le norme intervenute nel tempo. Poi questa è l'unica costruzione ex novo che abbiamo fatto all'interno del nostro comparto, del nostro edificio, di questo quartiere militare borbonico. Da un lato la riscoperta, come dico, lavotiva, che viene, come dire, riqualificata, ripulita, riordinata e messa in scena su questa piazza coperta, in questa piazza interna. Dall'altro la necessità di costruire un piccolo elevatore che fosse di servizio chiaramente per tutti, ma soprattutto per le persone diversamente abili, in corrispondenza di un varco nuovo che è stato aperto verso la città storica. Quindi l'unico intervento viene poi in qualche modo ubicato e costruito laddove succede qualcosa di interessante, di importante. Ci spostiamo adesso in un'altra città, andiamo ancora più a sud, siamo a Cosenza, che tra l'altro è la mia città natale, dove in quegli anni l'amministrazione dei sindaci, appena eletti con la nuova legge per i sindaci, quindi i sindaci finalmente avevano, tra virgolette, il pieno potere, si nominavano la giunta, tra molte virgolette, non rispondevano più ai partiti, però quei primi sindaci hanno fatto cose importanti, Giacomo Mancini a Cosenza, quasi ottantenne, Chiamparino a Torino, Bassolino a Napoli, cioè Rutelli a Roma, c'è stato un momento in cui quella generazione di sindaci, al di là dell'età anagrafica, ha portato avanti delle azioni molto importanti sulle città, anche perché generalmente erano sindaci che avevano una storia politica e quindi magari accompagnavano anche una visione sulla città, no? Per cosa volevano che diventassero queste loro città. Mancini su Cosenza decide di fare i concorsi di architettura, ne fa moltissimi, noi partecipiamo a diversi concorsi e in buona sostanza questa partecipazione, una partecipazione molto attenta, molto attiva, che ci vede protagonisti sia sul lavoro di Piazza dei Bruzzi che sul lavoro di Via Rivocati, ci vede anche come dei vincitori di questi due concorsi, per cui ci tocca
rimettere in ordine, riqualificare un'area molto complessa, frutto la prima di un piano di ricostruzione postbellico fatto negli anni 50, l'altra di sedimi tardo ottocenteschi, inizio del Novecento, che meritavano, come dire, una rigenerazione e riqualificazione, perché erano aree mercatali abbastanza, come dire, abbandonate, però all'interno di un comparto che rispondeva a delle regole di impianto molto interessanti. Questa è l'area nel suo complesso, siamo nel pieno centro della città. Quest'area è un'area che è frutto di questo piano di ricostruzione, questa segnata tra l'altro in rosso, per cui abbiamo l'edificio comunale che fu realizzato al tempo da Salvatore Giuliani, architetto cosentino, che vinse un concorso per realizzare questo edificio, la cui giuria era presieduta da Muzio, quindi parliamo di un concorso molto importante. Alle spalle una chiesa importante, San Nicola, che era una chiesa realizzata al tempo dall'architetto Morpurgo, l'architetto ha realizzato la teca della Rapacis, poi dismessa dopo l'intervento di Richard Meyer, a seguito dell'intervento di Richard Meyer, chiedo scusa. E in quest'area, compresa in tutta questa costruzione ad isolati, molto particolare, caratterizzante anche il sistema di queste due giaciture che produceva all'interno questo isolato trapezoidale, dei residui mercatali che l'amministrazione voleva, come dire, rilocare per densificare quest'area. Questo è il lavoro su Piazza dei Bruzzi, quindi temi molto semplici, due grandi edifici. E quindi cosa proponi? Ricordo, eravamo a molti anni prima di oggi, quindi giovanissimi, ricordo altri progetti presentati per questo concorso che prevedevano coperture, pensiline, cioè un sacco di oggetti che superfetavano questo luogo. Noi francamente vedevamo questo come un luogo abbastanza magico di quel periodo della città, perché questo edificio era molto interessante, sia quello della chiesa che quello del comune. Per cui abbiamo immaginato di lavorare molto sul suolo e di mettere a sistema poche e mirate cose, producendo poi anche un tema molto interessante in questo punto della piazza, perché coinvolgendo Mimmo Paladino, abbiamo sempre lavorato con alcuni artisti anche molto importanti, abbiamo realizzato anche una sorta di fontana con questo grande elmo a bordo che è un po' diventato un elemento caratterizzante questo spazio. Poi semplicemente qua c'era un parcheggio, quindi l'eliminazione del parcheggio produceva automaticamente finalmente il sagrato della chiesa mai realizzato. Il modello, le due linee di lavoro, quella che fiancheggia la chiesa e il canale che va verso la città storica. Poche costruzioni, sicuramente questa, che serviva da un lato perché era una sorta di soglia, no? di filtro tra l'edificio comunale e l'edificio della chiesa, però allo stesso tempo aveva lo scopo di far superare la quota e il dislivello a chi effettivamente non poteva superarlo, in quanto la chiesa aveva questa bellissima scalea davanti che la messa in opera del sagrato finalmente aveva disvelato. Le auto nascondevano completamente questa scala di travertino bellissima, tutta disegnata in curva tra l'altro. Quando è stata inaugurata questa piazza, il sindaco volle organizzare proprio un concerto in quel posto, non davanti, diciamo, sulla parte principale dell'edificio municipale, perché si era reso conto che era un naturale teatro dove poter far svolgere un'attività di questo tipo. Pochi elementi luminosi, una sola panchina che è sempre un po' il carattere dei nostri interventi, la ritroverete anche in altri progetti, questa panchina fatta in modo diverso però sempre unica, della serie il luogo condiviso, il luogo dove stare, il luogo in cui sostare tutti insieme. E poi gli usi imprevisti, quelli che spesso accadono quando tu finisci un progetto, ritorni su questi luoghi e scopri che i ragazzi magari utilizzano, ma secondo me fanno anche bene, queste cose con altri scopi. La sera chiaramente pattinano e skatano molto di più. La vasca con nero assoluto, il nero assoluto che si tiene dentro questo tema della riflessione, della città, del tempo, e poi Paladino che poggia, posiziona, ricordo questa riunione bellissima, facciamo il suo studio a Paduli, a questo studio su una collina vicino a Benevento che è straordinario. Lui mandò questo schizzo dell'elmo e noi l'avevamo posizionato esattamente al contrario, ce l'avamo rotato con questo volto. Non è un volto, per lui non è nulla, è una scultura che lui titola senza titolo, però avevamo ruotato questa sorta di figura del volto verso la città. Lui ha visto tutto, si è guardato il progetto,
ha preso l'elmo e l'ha ruotato. Appena l'ha ruotato, l'elmo si è praticamente bloccato, perché in effetti è diventata la terza facciata di questo spazio, cioè in un attimo ha, come dire, chiuso la misura dello spazio pubblico. Lo vediamo bene in questa immagine e lo comprendiamo meglio quello che vi ho spiegato, anche perché poi abbiamo in qualche modo replicato l'idea del quadriportico, semplicemente piazzando dei grandissimi dissuasori in funzione della misura del colonnato che aveva progettato Giuliani. Ci spostiamo a Via Rivocati, e qua è sempre un tema di riqualificazione, però costruendo il nuovo, un nuovo che andava costruito all'interno di una città, abbiamo capito, dell'inizio del Novecento, con progetti di epoca fascista. Qua ci sta la sede della Banca d'Italia, edifici Banco di Napoli, quindi costruiti in mattoni con il travertino, no? Con un carattere di facciata sempre molto significativo, simbolico, per cui abbiamo guardato a quella condizione, però abbiamo cercato anche di interpretarla oltre che di leggerla. Principalmente abbiamo provato a comprendere la condizione dell'attraversamento come tema principale di questo progetto. Fiume, nostro intervento, l'asse che va verso la piazza del Comune e qua un giardino pubblico sempre di epoca fascista. Uno schizzo che spiega ancora una volta il lavoro sullo spazio delle corti, sullo spazio di arretramento, l'edificio che lascia questi spazi alla città, all'uso pubblico. E qua questo intervento, insomma, lo pubblico pure Casabella, alle voi probabilmente potreste anche averlo già visto, che prova a definire un angolo, sì, in modo tradizionale, però anche scomponendo i volumi della costruzione, definisce degli importanti attraversamenti, come accadeva a Casa Giove, dove l'edificio storico lasciava quei passaggi tra le corti. In qualche modo questo lavoro interpreta quel tipo di soluzione, quindi producendo attraversamenti all'interno, definendo gli allineamenti, lavorando sul tema dell'angolo. E con tutto un sistema di spazi che coinvolge l'intero sistema della costruzione. Sì, l'uso di quei materiali non è il travertino e la pietra d'Apricena, perché per motivi economici abbiamo dovuto abdicare ad una pietra diversa, però chiara. Abbiamo inserito, come dire, un piccolo giunto, un pieno in acciaio per staccare i due materiali, e poi, come dire, la cortina di mattoni che in questa zona della città è ricorrente. E ancora una volta quella panca unica piazzata, diciamo, sullo spazio pubblico. Alcuni temi che ci avevano in quel momento molto affascinati e sedotti dall'architettura italiana, che veniva ben interpretata dagli architetti spagnoli e portoghesi, e noi abbiamo pensato: ma perché devono farlo loro e non possiamo farlo noi che siamo italiani? E quindi magari sì, Edoardo Sottomura nella biblioteca fa un lavoro identico a questo, abbiamo voluto, come dire, anche noi provare a cimentarci in un frangisole fatto in pietra molto semplice che rivestisse e soprattutto proteggesse quella facciata che all'interno contiene la scala pubblica dell'edificio. Questo è un controcampo, un'immagine notturna, e andiamo ad un progetto più recente. C'è un salto temporale, perché nel guardare un po' ad una storia che certamente caratterizza e lega un po' questi progetti l'uno con l'altro, poi evidentemente ho voluto anche selezionare dei temi che potessero ben condurre questo ragionamento insieme a voi, anche perché questa mattina l'abbiamo condotto in lungo e anche in largo, direi, rispetto a certe questioni che abbiamo trattato. Siamo a Reggio Emilia, ne parlavo anche con l'assessore Civati, era sindaco Graziano Del Rio in quel periodo a Reggio Emilia, e c'era questo lotto molto importante, una costruzione, scusate, devo leggere il nome che non lo confondo sempre, l'architetto si chiamava Sorgato, costruisce questo mercato coperto nei primi del Novecento, però siccome c'è un architetto Sartò che conoscete tutti quanti, spesso mi capita di fare questa confusione, allora sono obbligato a leggere Sorgato. L'architetto Sorgato costruisce questo mercato coperto all'interno di un sistema che è quello romano, la Via Emilia, la città fatta dai Carti e dei Cumani, la riconoscete facilmente, e nel costruire questo mercato in qualche modo crea le condizioni per un link di collegamento fra degli spazi esistenti. Tanto per comprenderci, qua di fianco c'è la famosa Fondazione Maramotti, se siete stati a Reggio Emilia magari l'avrete anche visitata.
questa città che si caratterizza per questo grande taglio centrale che è la Via Emilia, e l'edificio che dovevamo in qualche modo riqualificare e recuperare era un edificio completamente annesso, connesso a questa strada. Una differenza: l'architetto Sorgato aveva, come dire, in qualche modo segnato questa presenza, non mantenendo la cortina continua, con un piccolo offset di arretramento e soprattutto con un grande portale che segnalava l'idea di questo mercato coperto, di questa galleria. E un po', vedete, Reggio Emilia è come Napoli, come tante città dove i romani hanno dato, come dire, fondazione e carattere urbano a queste costruzioni, hanno dei perimetri spesso molto definiti. In questo caso la Via Emilia è il decumano principale e quella è la nostra area di intervento. Il mercato è questo, composto da un edificio principale e alcuni edifici connessi e annessi, diciamo, per funzioni diverse. Però tutto attorno un sistema di cose, la Fondazione Maramotti, il vecchio carcere, alcuni edifici, tra cui anche alcuni edifici del comune in questa zona, erano un po' presenze importanti, che probabilmente l'operazione del mercato, sì, da un lato da soddisfare un privato che voleva sfruttare questo spazio, è un'operazione di project, quindi una gara vinta in project finanzi per conto di un promotore, però dall'altro doveva anche provare a fare una messa a sistema di questi spazi, no? Un modo per creare un link. Da qui un disegno che in qualche modo provasse a raccontare all'amministrazione e al nostro committente, perché si lavorava su un tavolo comune, che era molto importante aprire questo mercato, aprire le sue porte, laddove non ci fossero queste porte, generarle, costruirle, per far sì che il mercato svolgesse il suo compito. Poi è diventato un grande negozio Coin, oggi forse ha un altro nome perché Coin mi pare che è stata ceduta, e quindi assolvesse alla sua mission reddituale, perché questo, come dire, è una condizione che noi dobbiamo rispettare quando ci viene richiesta. Però dall'altro, essendo un project, essendo la natura di intervento pubblica, essendo la proprietà pubblica, perché il project, come voi sapete, mi insegnate, riguarda la gestione dell'immobile, non la sua proprietà, evidentemente doveva anche rispondere a delle cose, doveva mettere in moto delle azioni di carattere pubblico, e per noi erano queste. È una relazione in cui la gente, sperando che il negozio stesse aperto quanto più tempo possibile, producesse gli effetti di un attraversamento, di un collegamento. Un lavoro condotto così come è stato fatto a Casa Giove, su temi di restauro molto precisi, puntuali, anche con una serie di specialisti che hanno accompagnato il nostro lavoro, riconoscendo le parti autentiche, andando a fare gli interventi per superare alcune condizioni di degrado, di obsolescenza, per produrre, come dire, un restauro che non andasse a fare un lavoro estetico semplicemente, ma un lavoro, come dire, di ripresentazione, di ripresenza, mi verrebbe da dire, all'interno della città, di una autentica, no, costruzione, un autentico luogo che aveva visto i reggiani molto partecipi di questo spazio, perché ci sono immagini storiche che non vi faccio vedere. È stato un luogo di grandi adunate, di grandi riunioni, di contestazioni politiche, prima dovute alla presenza dei fascisti, poi dovuta, come dire, alle contestazioni giovanili, all'attivazione di una comunità che ha sempre visto in questo luogo un luogo in cui radunarsi e condurre, come dire, una sorta di discussione politica. Anche questo significato aveva questo luogo. Per cui poi devi accettare, per le ragioni che spiegavo prima, che quel restauro così attento che hai fatto possa essere imbandierato, può succedere. Però, diciamo, oltre le bandiere, scusate, le bandiere, qua vedete c'è quella sorta di offset che vi raccontavo, no? Quella sorta di arretramento per entrare all'interno della struttura, c'è stata poi la possibilità reale, concreta, di fare un lavoro di messa a sistema di questo spazio, devo dire, straordinario. Un lavoro che è stato condotto assolutamente ritrovando alcuni materiali, riproponendone altri. In questo caso il pavimento è un pavimento di esagoni neri che abbiamo riprodotto con Casalgrande Padana, perché abbiamo visto che era una tradizione della pavimentazione di alcuni spazi commerciali a Reggio Emilia e non solo. Abbiamo banalmente ripulito e ricondizionato i vetri del lucernario, e quindi c'era una luce che esisteva, non l'abbiamo introdotta noi, che è ripiovuta all'interno della costruzione. E soprattutto abbiamo lavorato su questa lunga sezione per capire come mettere a sistema tutte quelle questioni funzionali che significavano vendita, servizi, sicurezza, uffici, eccetera.
prima che arrivassero gli archetti di Coin, il mercato aveva, come dire, un'immagine autentica, direi austera per certi versi. Si sono liberati alcuni spazi all'intorno di questa costruzione che erano prima occupati da utenze impiantisti, e quindi si è semplicemente ridato uno spazio pubblico alla città, perché questo è sempre aperto evidentemente. È arrivata la solita panca lunga che un po' ci perseguita dappertutto. Questa è una panca che abbiamo studiato per un costruttore che fece una ricerca insieme alla Samsung per un salone del mobile di qualche anno fa a Milano. La Samsung Chemical, che utilizzava un prodotto tipo, si chiama Staron, è un corian praticamente sotto il marchio Samsung Chemical, e aveva immaginato, come dire, queste lunghe doghe di una panchina a Milano fatta con un materiale innovativo, però che rispondeva a un disegno tradizionale evidentemente. Oltre il muro c'è Maramotti, che ci ha dato un sacco di problemi durante questo cantiere, cause, avvocati, confini, distanze, il muro è mio, il muro è tuo, non ti avvicinare, ma vogliamo mettere del verde, vogliamo recuperarlo, no, non lo devi toccare, vabbè. Quelle cose che vi conforto, immagino accadono anche a Varese probabilmente, ma accadono in tutto il nostro lungo e bel paese. Però poi alla fine il risultato è di avere quella strada, no, pedonale, che andava all'interno della galleria. E poi questo lavoro, devo dire, forse l'unico elemento di nuovo, come sempre ci accade in molti progetti, che abbiamo sentito proprio l'esigenza, il bisogno di collocare, che era questa facciata retrostante. Avete visto la facciata principale sulla via Emilia, una facciata, come dire, molto monumentale, con il grande arco che introduce al mercato, dietro fondamentalmente una facciata mai realizzata, mai completata, che aveva dei grandi finestroni, era arretrata rispetto al palazzo di epoca fascista, questo qua, e lasciava proprio uno spazio che sembrava molto interessante per costruire una sorta di facciata indipendente all'interno della quale magari collocare tutti quei sistemi di sicurezza, tipo la scala che dal piano primo al piano terra doveva condurre le persone in caso di fuga. E così abbiamo immaginato di costruire, con queste grandi travi e pilastri in legno lamellare, una sorta di elemento filtro che si staccasse dalla facciata e che potesse ospitare in questo punto questa scala di sicurezza, prendendo il filo dell'edificio fascista evidentemente, quindi addossandosi all'edificio fascista, e dall'altro conservando proprio il profilo e la sagoma urbana di queste costruzioni. Una sorta di lavoro a ricalco, non so come dire. È venuto questo lavoro qua, che in effetti convinse molto tutti da subito, sia il committente sia il comune, perché tutto sommato non voleva avere la pretesa di essere, come dire, quella grande novità, quel grande segno che si può presentare su un luogo storico come questo, ma semplicemente un elemento che potesse meglio rappresentare l'idea di questa soglia, di questo passaggio nuovo che veniva aperto tra la piazza Scapinelli, questa piazza qui, e l'ingresso del mercato dal lato opposto. Infine abbiamo anche costruito un piccolo elemento per generare anche una sorta di copertura, soprattutto all'ingresso verso questo edificio industriale dismesso, che è stato recuperato poi per fare delle attività di mensa e di scuola di ballo. E alla fine, insomma, anche questo ingresso è diventato, soprattutto in questa foto, un luogo in cui la gente si sposta, si muove, come dire, entra in contatto con la struttura. Ci spostiamo di nuovo in Campania e andiamo a Pompei. Oggi parlavamo dei grandi edifici industriali, del fatto che molto spesso questi edifici presentano dei problemi per varie ragioni, perché magari sono portatori di materiali inquinanti, perché hanno svolto ruoli non più ripetibili, però sono, come dire, macerie importanti a volte, no? Di processi di lavoro, hanno visto la gente in qualche modo soddisfare al proprio fabbisogno, cioè avevano un'importanza per dei territori. Questa che era la cartiera Pompei era una cartiera dei monopoli di Stato, in buona sostanza produceva la carta, quella che si utilizzava per fare le sigarette, il monopolio di Stato, le famose MS. Un luogo gigantesco, quindi si facevano molte carte per sigarette al tempo, che è rimasto dismesso, abbandonato, in mezzo al fiume Sarno, uno dei fiumi più inquinati d'Europa, e il canale Bottaro, che è un canale derivato dal fiume Sarno, all'interno di un'area che è caratterizzata da un parco, da una polveriera dei militari e da una serie di costruzioni di carattere agricolo. Questo è il sito quando l'imprenditore,
partecipi ad una gara che lancia la presenza del Consiglio dei Ministri, per, che era un edificio pubblico, questo evidentemente, di proprietà pubblica, per dismetterlo, quindi non per utilizzarlo per la gestione, qua c'è stata una dismissione completa, però con un progetto, cioè io metto in vendita questa grande fabbrica, però voglio capire bene che cosa ci farete. Da un lato, evidentemente, era un luogo abbastanza strategico per evidenti scopi commerciali, così è andata, cioè alla fine è stato fatto un grande centro commerciale. Però dall'altro è stato un modo anche per risarcire questo territorio, provando ad aprire alcuni luoghi pubblici all'interno di questo spazio e renderli magari praticabili e fruibili da parte di una comunità più ampia, i cittadini che vanno lì semplicemente per trascorrere qualche ora la domenica o del sabato, fanno anche molti spettacoli all'aperto su questa gradinata che abbiamo costruito, che ora vedrete, senza necessariamente entrare nel centro, come dire, e dover comprare alcune cose, insomma, quindi spendere dei soldi. Questa era, diciamo, la maquette della fabbrica così come l'avevamo in qualche modo ricostruita all'interno dello studio. Poi è stato fatto un lavoro di riconfigurazione, provando a dire magari alcune parti le conserviamo, queste per esempio, è rimasta conservata, è un pezzo molto interessante, più basso, è stato destinato poi al food. Altre parti abbiamo provato a riconfigurarle, magari provando a mantenere lo stesso sedime, provando a fare, come dire, un progetto di ordine in questa volumetria, per arrivare alla fine, come dire, a questa idea che tutto sommato mantiene quel carattere di longitudinalità della struttura che incamerava le materie prime, le trasformava e le andava a mandare poi nei depositi per distribuirle poi in giro per i territori italiani, quindi mantenere questa sorta di struttura. Dall'alto, essendo da due canali, questa riconfigurazione è stata necessaria perché abbiamo dovuto sollevare completamente la costruzione. Abbiamo lasciato tutta la parte basamentale di struttura che mantiene l'edificio, però sotto abbiamo dovuto generare una sorta di elemento trasparente, perché per convincere l'autorità di bacino a progettare questo edificio e metterlo, come dire, in funzione, è necessario garantire che in caso di esondazione non si creassero, come dire, degli ostacoli o dei momenti, diciamo, particolarmente difficili e non gestibili se l'acqua ristagnava all'interno di questo grande piano. Allora, come vedete, la costruzione si solleva da terra e deve accogliere il centro commerciale al primo piano. Se volete litigare con un committente, ditegli quando fate un centro commerciale che volete farlo al primo livello. Vi tolgono l'incarico dopo 2 minuti. Però se gli dite che l'autorità di bacino non ti fa fare il centro commerciale, se non lo mette al primo livello, loro ti dicono ok, facciamolo al primo livello. Così è andata. Da un lato quindi la grande fabbrica, dall'altro la messa a sistema di questi orti, di questi campi che caratterizzavano un po' questa sorta di lunga e grande isola fluviale. In fondo il Vesuvio, Pompei archeologica, e questo è l'edificio in qualche modo recuperato che abbiamo completato nel 2012. Questa è una vista dal campanile di Pompei, dal santuario, alcune sezioni che dettagliano l'attaccaterra, la grande cavia che abbiamo realizzato per ospitare gli spettacoli e per creare anche una risalita verso l'edificio. Chiaramente, avendo una dotazione di parcheggi limitata al piano terra sotto l'edificio, abbiamo poi collocato delle auto sulla copertura. Evidentemente non potevamo fare nessuna opera di scavo al di sotto. La conservazione di quelle parti che secondo noi erano molto significative e che abbiamo condiviso anche con la locale soprintendenza. E poi, come dire, l'idea di un edificio che doveva essere abbastanza mutuo all'esterno. Non volevamo che si caratterizzasse con particolari, come dire, caratterizzazioni, che lasciasse sotto questo spazio la permeabilità, che accogliesse questi luoghi pubblici e che immaginavamo protetto, come accadeva in quei luoghi, in questi luoghi, da una sorta di grande serra. Questa è un'area di coltivazione di fiori, di ortaggi molto importante, per cui immaginavamo di stendere un grande telo su questa costruzione che in effetti è stata fatta. Il telo non è mai stato collocato perché alla fine questo telo ci è stato negato. Valeva purtroppo 2 milioni di euro perché era gigantesco, era molto grande l'estensione di questa superficie, per cui è rimasto un lavoro un po' a metà, però i nuovi proprietari probabilmente stanno rivedendo questa scelta, è stato
recentemente collocato ad un fondo tedesco che ci ha convocato, ci ha consultato, ha chiesto come mai non c'era una protezione su queste strutture di acciaio. Abbiamo spiegato le ragioni di una crisi anche che è intervenuta e quindi ha limitato gli interventi nel finale del progetto, e loro probabilmente vorranno fare questo passo di completare questo lavoro. Questo invece era il grande hangar dove venivano depositate le materie prime, che è rimasto, come dire, scoperto, disvelato, e all'interno è stato sistemato questo edificio che, come potete notare, è servito da una rampa carrabile dove i piccoli mezzi devono chiaramente circuitare alla quota 1, perché i negozi dei centri commerciali hanno chiaramente quel fronte, tutti noi guardiamo quando scegliamo la merce, il prodotto che ci interessa, alle spalle, in corrispondenza ad uno spazio altrettanto grande che ovviamente è servito dall'altra parte, un back office, dai furgoncini, dai mezzi che recapitano il materiale e le merci. Quindi era importante su una parte di servizio far arrivare tutti quanti i mezzi e poi organizzare tutte le vie di fuga per i visitatori. Alcune immagini notturne che fanno vedere anche questo sistema dei vari livelli che vi sto descrivendo, l'area pubblica di uso pubblico, la cavea. Un piccolo parco giochi, insomma, un atto credo proprio dovuto. L'amministrazione su questa cosa è stata molto ferma nei confronti del nostro committente, ma lo siamo stati anche noi, perché era, come dire, doveroso lasciare, come dire, uno spazio su un luogo che tutto sommato era un bene pubblico di uso ancora pubblico, dove si è dovuta poi costruire qualche forma di recinzione. Magari si è costruito in una forma diversa, provando a simulare, non so, il canneto che segue il fiume, quindi un lavoro anche di questo tipo, no? Che dissimulasse l'idea della recinzione chiusa, invalicabile, eccetera. Questa è la grande rampa che porta sui mezzi per andare a servire i negozi. La pianta di questo centro commerciale, che come vedete è molto grande, è un centro commerciale con l'impianto a due gallerie, con collegamento centrale. Anche qui sarebbe da raccontare che poi, come sempre accade, intervengono altri architetti che il committente alla presunzione riconosce in questi architetti un particolare expertise nel fare i centri commerciali, per cui ti piazzano questi londinesi che arrivano, nel nostro caso era uno studio di Londra, non vi dico il nome, con i quali il dialogo è stato non bello fertile come quello di oggi, per esempio, ma è stato un dialogo difficile. Alla fine, come dire, ognuno dalle proprie posizioni ha provato a mettere in opera, come dire, una sintesi di un ragionamento che in questo caso, per esempio, ci ha portato a produrre le vetrate molto alte, che generalmente difficilmente si fanno, per avere, come dire, un materiale unico tra la copertura e il fronte del negozio, piuttosto che definire questi pavimenti insieme, piuttosto che costruire delle lampade che portassero luce naturale e allo stesso tempo di sera la luce artificiale, quindi degli elementi che conducessero la luce all'interno a seconda del momento della giornata. Queste sono quelle aree di recupero, tra l'altro tinteggiate di rosso pompeiano, è stata una scelta molto precisa evidentemente, i bagni fatti dagli inglesi e una scala mobile che porta su. E adesso vediamo velocemente, quindi poi chiudo, due lavori velocissimi. Uno che praticamente sta rinascendo, è un lavoro del 2006, presentato anche alla Biennale di Venezia nel 2012, finalmente nel 2017 pare che stia partendo. È un piccolo hub ferroviario, siamo a Castellammare di Stabia, praticamente nella parte in cui inizia la penisola sorrentina, lì dove converge la linea della Circumvesuviana. C'è, come sempre, un esistente, è una stazione di un progetto di molte stazioni fatte da Marcello Canino, che era un architetto imperante in quegli anni 30-40 a Napoli, che noi intendiamo recuperare, oggi in queste condizioni, che può essere, come dire, un elemento da riqualificare, però in qualche modo trasformandolo in un elemento di uso, non più edificio-stazione. Per cui, abbandonando i suoi compiti originari e potendo vivere di vita propria, abbiamo provato, come dire, a interpretare questa stazione come una stazione che sottopassa questo edificio, attraversa l'edificio, si porta sulla banchina,
producendo due effetti, quindi un ingresso che precede l'edificio stesso, arrivare in sicurezza alla banchina dal di sotto della stazione e tra l'altro poter realizzare un ascensore inclinato che potrebbe portare i visitatori, gli utenti, alle terme che sono praticamente collocate sulla collina subito in alto. Questa è la stazione come oggi si presenta, questo è il sito di intervento, qua ci sono i famosi cantieri, la Fincantieri, dove fanno le navi da crociera. E questo è un po' tutto il ragionamento della messa a sistema delle varie presenze. Quindi la presenza di un canale che dalla stazione porta verso la linea di costa, la passeggiata borbonica, la presenza delle terme, la stazione e soprattutto qua in alto una esistente funivia bellissima che collega la quota bassa del mare con i 1100 metri del Monte Faito. Quindi un vero e proprio hub da restaurare e recuperare. Questi sono un po' i piani di stazione che abbiamo in qualche modo definito, su cui stiamo iniziando a lavorare di nuovo oggi. La movimentazione di tutte le persone, del traffico, degli utenti, il modo con il quale accedono alla stazione, il modo con il quale vengono quindi introdotti a questo nuovo edificio. Una vista da questa cabina della funivia che guarda a questo paesaggio incredibile, direi sospeso, una geografia sospesa. È un progetto tutto in sezione che cominciamo a dettagliare in tutte le sue parti, per le varie utenze da servire, per i vari collegamenti da mettere a sistema, per eventuali parcheggi da realizzare, eccetera. Con l'idea poi di raggiungere anche la quota delle terme qua in alto. È un lavoro che è appena partito, sono come dei primi schemi che ancora stiamo in qualche modo rivedendo, verificando, perché è stata come dire un approccio, quando riprendi un progetto a distanza di anni molto spesso lo rivedi completamente perché hai una diversa consapevolezza. Quindi vi dico che questo lavoro per esempio sulle pensiline si sta trasformando in un lavoro su un'unica pensilina e su un'unica banchina, fermo restando l'idea di questi grandi pilastri che avvolgono lo spazio in copertura, però fondamentalmente stiamo provando ad unificare questo sistema anziché avere degli elementi isolati. Anche per intervenute ragioni economiche nel tempo hanno ridotto il budget di questo progetto. Dall'altro canto rimane ferma l'idea di collegare con una cabina da disegnare. Uno dei promotori di questo lavoro è l'Ansaldo Breda, quindi con loro stiamo immaginando anche di intervenire e interpretare questo tema delle cabine che trasportano le persone dalla quota bassa alla quota delle terme. Così come pure c'era l'idea, probabilmente questa qua è decaduta, di adeguare anche le cabine della funivia a questo tema, diciamo, del rinnovamento del materiale cosiddetto rotabile. Un'immagine da questa cabina, se mai l'avessimo realizzata. Ultimo progetto, ne abbiamo parlato oggi, vedremo pochissime immagini perché è un progetto in corso. Il titolo di questo lavoro, vedete, è lo spazio del cronoprogramma, del tempo, delle cose che devono accadere una dietro le altre. Oggi è stato un po' come il tema che abbiamo trattato, no? Il timeline oggi è molto importante in qualunque processo si voglia realizzare e mettere in piedi, principalmente per l'amministrazione pubblica. Mantova ha queste aree, famoso luogo del porto Fiera Catena, oggi rivalutate grazie a un'amministrazione che si è posta il problema di riqualificare queste aree, perché di fatto sono aree molto prossime alla città, un po' come quelle di cui oggi parlavamo, una città storica molto importante, sono completamente avvolte nel grande specchio d'acqua che bagna Mantova, ma soprattutto sono aree facilmente assimilabili, da collegare facilmente fra di loro, attraverso soprattutto piccoli passaggi o elementi esistenti, non c'è bisogno di fare sventramenti o di creare cavalcavia o di creare delle porte, basta semplicemente aprire alcuni luoghi e metterli in contatto. Un'area che si caratterizza storicamente per una presenza di edifici molto importanti, per questa presenza di un cimitero ebraico all'interno di questo sedime e che ha visto negli anni 80 anche un grande concorso che si è fatto su questi luoghi, a cui all'epoca parteciparono Aldo Rossi, Emilio Battisti, quindi un'area su cui c'erano cimentati architetti anche molto importanti di quel tempo. Chiaramente l'idea di quei progetti era di una totale ricostruzione di quelle aree su
base storica, analogica, cioè quelli che erano i temi di quella ricerca architettonica. Oggi siamo ad una distanza da quel periodo, evidentemente, una distanza importante che ci fa ben valutare quel tipo di approccio, però oggi per noi è improponibile, evidentemente. Quindi quando si è lavorati su quest'area si è soprattutto concentrati nel comprendere come queste idee che venivano da un masterplan fatto dal comune, Piazza del Pensiero, Piazza Terra e Piazza del Paesaggio, potessero trovare reale e concreta realizzazione all'interno di questa struttura. Vediamo qui il progetto nella sua estensione, almeno per questi primi tre luoghi, l'area dove al posto di questa vecchia fabbrica che viene recuperata dovrà sorgere un edificio, un'istituzione scolastica, un'area destinata, come dire, a parco naturale che già esiste, che già, come dire, è presente, e soprattutto quest'area di Fiera Catena che è caratterizzata da questi edifici, un tempo, diciamo, nella dotazione dei binitari, che all'interno cinge questo spazio naturale che era questo vecchio cimitero ebraico del 400. Un ragionamento molto semplice, un lavoro tutto sull'esistente, fa parte del bando periferia a cui faceva riferimento prima l'assessore Civati. Questo elemento nuovo che vedete è una parte che sta portando avanti un privato, quindi è indipendente dal suo lavoro, però è collegato perché questi progetti dialogano tra loro, e soprattutto l'idea che questi cinque edifici possano diventare il luogo, l'hub della comunicazione, del sociale, del sostenibile, dell'accogliere, dello stare insieme, della comunità che dovrà radunarsi in questo luogo. Tant'è vero che il sindaco già ha lanciato un'iniziativa molto interessante, una domenica di settembre, quando ha invitato i cittadini a visitare questo luogo durante questa fase del progetto. Ed è stato, come dire, bello vedere tante persone frequentare l'area, entrare nell'area per la prima volta a distanza di decenni e comprendere comunque che è un'area che ha delle grandi potenzialità e ha, come dire, tutto il valore per poter dispiegare un uso pubblico. Il lavoro è un lavoro che ha un approccio di grande semplicità, un po' come è avvenuto in quel primo lavoro che ho fatto di Casa Giove, dove riconoscere l'esistente, le potenzialità dell'esistente, ha condotto poi il progetto delle scelte minime, soprattutto quelle di valorizzare l'esistente, di renderlo riconoscibile, di renderlo utilizzabile. Qui in questo caso soprattutto l'idea di sfruttare tutto il bordo per poter di nuovo passeggiare lungo il lago, per esempio, e quindi cogliere questo momento della geografia di Mantova che è straordinario, oggi completamente occultato perché l'area non è frequentabile, è chiusa. E poi soprattutto la connessione, non come sistema che va ad aggiungersi a questi edifici. C'era nel masterplan una proposta che prevedeva una sorta di pensilina, camminamento protetto, e collegava tutti questi edifici, proprio per dare, come dire, maggiore senso all'intervento sull'esistente. Abbiamo preferito abbandonare l'idea di una pensilina che copriva questi spazi, ma semplicemente con un piccolo offset di arretramento e lo spazio utile dell'edificio capannone abbiamo ricavato dei camminamenti protetti che camminano all'interno del sedime degli edifici. Si vede molto meglio qua in questa immagine. La pianta è abbastanza ampia, riesce a contenere le funzioni che sono state previste dall'amministrazione, per cui questa ci sembrava una risposta interessante che non stravolgesse in qualche modo la misura e l'identità di questi edifici, che per quanto apparentemente non hanno un grande valore, ma sono vincolati alla soprintendenza. Ed è stato, come dire, uno dei temi da sciogliere in questo progetto. Così come altre parti, altri pezzi presenti vengono in qualche modo integrati sui temi dell'accessibilità per andare ai piani magari interrati o per risalire alla quota sopraelevata, magari in modo indipendente per non creare strutture troppo importanti o invasive. O un edificio esistente come questo, ci stiamo ancora ragionando, viene in qualche modo riqualificato e, devo dire, anche ripresentato attraverso un rifacimento della facciata e un coronamento che oggi manca a questa costruzione. Questa è l'ultima immagine di questa lezione che ho voluto, come dire,
condividere con voi di questa conferenza, di questo percorso che abbiamo fatto con il nostro studio in molti anni, 22 oramai, per dire che alla fine forse Mantova, come tanti luoghi, poi in fondo è questo, cioè un posto in cui ritrovarsi, un posto in cui stare insieme. Qui probabilmente sarà un grande pratone verde, un elemento di piazza naturale, in altri luoghi è una piazza fisica, la Pidea, però questo tema della piazza, che oggi forse nella terminologia è anche cambiato, perché è più uno spazio di relazione, direi, no? In questo senso, un luogo che non ha la misura della piazza tradizionale, a volte può avere delle geometrie o delle figure varie, diversificate, però deve avere il senso di quel luogo, dello stare insieme, quello su cui noi oggi abbiamo ragionato tantissimo, e deve essere, come dire, un qualcosa che è capace di comprendere che l'esistente ha un valore che va al di là di qualunque condizione unica di pensiero, come dire, precostituito, pregiudizievole. Oggi credo che il dialogo sia molto importante. Allora concludo, è saltata questa immagine, però ve la racconto velocemente. C'era quell'immagine della chiesa, non la vedo più, è saltata evidentemente. Avevo portato una frase di Mies che citava, provo a ricordare a memoria, quando lavoravano questi grandi maestri a loro tempo, lavoravano sulla misura, sulla dimensione, sulla storiometria, sul modo dell'architettura, no? E ne facevano una questione di ordine. Questo era un po' quella corrispondenza che l'architettura dava e riconosceva a quello che abbiamo chiamato la metrica spaziale nelle città, no? Quindi a quella metrica corrispondevano anche dei progetti di ordine, soprattutto. Era questa l'architettura. Oggi non deve abbassare la guardia, perché ancora l'architettura, se vuole avere senso, è questa. Però deve rendersi capace di interpretare queste nuove condizioni. Quindi di capire che nella città, lo diciamo oggi, ci sono questi anticorpi, sono presenti, la città li contiene, vanno disvelati e vanno rigenerati, come voi state cercando di fare. Grazie.